faceva spavento. Sì, era una notte veramente spaventosa. S'accorgeva nello stesso momento che irrimediabilmente gli scappava. Era storia vecchia questa della scappatina di pipì. I medici mi avevano diagnosticato che ero lento d'incascio, cioè di reni, fin dalla notte. La soprano stonò. Ma che minghia è la soprano? È una donna che canta! Ah, una donna che canta! Ci vuole donna che canta! Un tonno con panna, donna che sa! Tonno che canta! Come lo dice lei, si scrive W-A-C-N-E-R, ma si legge Wagner. Wagner è tedesco, non è né inglese né americano, ed è un guardanese. Nel nome di Bellini, il Virraio di Preston, opera lirica di tale Luigi Ricci, imposta dal prefetto di Montelusa, per il circolo Famiglia e Progresso, non sarebbe passata. Ridando libertà! E come ci arrivi? Con la tavola! E lui sorrise di nuovo. Mi dica i suoi ordini, signor prefetto, che io obbedisco. Te lo faccia sapere il suo pensiero, signor prefetto. Ma tu non stai preoccupato? Magari io. Io so il pensiero per Maddalena, la soprano che la parte di qui. Se molto nervosita, sa? Per quello che sta succedendo in teatro. Nell'intervallo che svenu, ho dovuto dare risali. Poi non volevo rientrare in scena. Io non so se reggerà fino alla fine. Ci interessate! E poi, padre Cesare, c'è vento forte. A me c'è un congesto che siamo tutti d'accordo qua ad bruciare il teatro. E che vuol dire che c'è vento? Che il fuoco può pigliarsi alle case vicine, dove c'è gente che dorme. Che ne frega a me la gente che dorme? Se c'è scapper morto, meglio! La cosa farà più rumore. E che vuole fare? Io sono ingegnere Hofer, ingegnere di miniera! Ho qui i marchi a me inventato dal rispetto del popolo, lei aiuta me! Certo, ma che vuole? Bene, lei può fare catena di uomini! Uomini da qui a mare! Consegni! Loro figlia acqua di mare e mentre dentro il macchinario! Macchinario bisogna sempre acqua nuova! D'accordo! Voi! Raga, e che ora gli odori hanno pure un colore? È una mia vecchia abitudine questa di dare una finta d'odore. Quando dissi al questore di essere stato colpito durante l'appostamento da un odore giallo di frumento vietuto, quello per modo non mi trasferisse d'ufficio al manicomio. Doveva essere la prima volta che li vedo. La prima e ultima volta. La prima volta dopo 5 anni di vedovanza strettamente osservata, anticchia di felicità, pagata a prezzo di vita. Che minchia di giustizia c'è nelle cose di Dio e della terra. Ma che giustizia è? Ora mi sono pagata non solamente con la vita, ma magari con l'onore, ma che giustizia è? Magari l'onore! Mi disse magari... da augurarvi buona quaresima, don Matteo. Quaresima? A dicembre? Dicembre o gennaio. La carnevalata, dici, è finita. L'aranci, qui davvero, erano più abbondanti del solito. Ma cari don Memè, stato no che quella ventina d'arboli che ci avevano nel suo giardino erano così carichi e i rami si piegavano.
Thank you.